Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questo video nel quale rispondo a una domanda che mi avete fatto un sacco di persone. Me l'avete fatta davvero in tanti e spero di esservi utile. In ogni caso spero di esservi utile e di potervi dare un po' più di fiducia in voi stessi, perché la sensazione che ho è che uno dei problemi più grandi dell'umanità di oggi, soprattutto in Italia, è la bassa fiducia in se stessi. Ovviamente non è colpa di nessuno, perché dipende dal tipo di educazione che ci hanno dato e dipende anche dal tipo di ambiente nel quale cresciamo, dipende soprattutto dai genitori e dagli insegnanti delle scuole elementari. Mi dispiace dirlo, ma a volte gli insegnanti delle scuole elementari fanno veramente dei disastri con i bambini, li rendono completamente incapaci di... non solo incapaci di sentire se stessi, non solo incapaci di sentire le proprie emozioni, perché gli dicono stai zitto, non parlare, mettiti lì all'angolo, quello che tu dici e pensi non conta nulla. Ecco, il bambino, a furia di sentirsi ripetere che quello che pensa, quello che sente, quello che crede non conta nulla, ci crede davvero a un certo punto. E se questo meccanismo avviene sia in casa sia a scuola, è micidiale, perché il bambino cresce veramente pensando di non valere assolutamente nulla. Ed è per questo che poi nella vita non ha successo. Ma ritorniamo alla domanda, ecco, cerchiamo di essere un po' più specifici. La domanda che purtroppo molti mi hanno fatto è: ma è il caso che io segua un corso di tarologia se non sono capace? Ma se non sono capace esattamente di far cosa? Cioè, cosa pensate che serva per seguire un corso di tarologia? E non mi riferisco solamente ai corsi di tarologia. Mi riferisco in generale a qualunque cosa riguardi l'ambiente esoterico, qualunque cosa riguardi il mondo dell'energia, il mondo dell'occulto. E questa parola ci tengo a sottolineare: occulto non significa negativo, satanico, occulto significa nascosto, perché le cose occulte sono le cose nascoste. Quindi studiamo anche l'etimologia dei termini, per favore, perché molti associano la parola occulto con il satanismo. Ma al di là di questo, il tema è quello: sono o non sono in grado di seguire un corso di tarologia e di iniziare a leggere i tarocchi? La risposta è: riesci a provare emozioni? Non è una risposta, è un'altra domanda. Riesci a essere empatico nei confronti delle altre persone? La verità, ragazzi, è che la maggior parte di voi che mi seguono, per la maggior parte di voi che mi seguono, la risposta è sì, 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 e forse anche fin troppo. Perché la maggior parte delle persone che mi seguono sono persone fin troppo empatiche, sono persone fin troppo portate e interessate a questo genere di argomenti per poter non essere adatte a imparare a leggere i tarocchi. Le uniche persone che non possono fare questo sono persone che hanno seri problemi psicologici, e mi riferisco a quelle persone che soffrono di problemi come sociopatia, psicopatia, e vi spiego anche il motivo. Perché determinate problematiche, che siano di origine genetica, quindi originate dalla nascita, che siano invece causate da un'educazione cattiva e quindi da traumi infantili particolarmente forti, rendono le persone incapaci di provare empatia, incapaci di provare una connessione energetica ed emotiva con gli altri, a volte addirittura incapaci di provare determinate emozioni e sensazioni. Se siete esseri umani normali in grado di provare empatia, sicuramente siete in grado di imparare a leggere i tarocchi, perché questo è tutto quello che vi serve. Per chi di voi ha una sensibilità o una sensitività già particolarmente sviluppata, ciò che faccio, e che è molto importante fare durante i corsi, è spiegare come funzionano quei meccanismi che mi portano ad essere sensitivi o particolarmente empatici. Quali meccanismi a livello energetico e psicologico agiscono in voi? Per chi invece si sente poco portato, per chi si sente poco capace, poco sensitivo, e ripeto, la sensitività è una cosa che abbiamo tutti, come la sensibilità è solo una variante, ma l'abbiamo tutti. Quello che vi dico è che sia che voi facciate un corso di tarologia con me, sia che voi facciate un corso di tarologia o cartomanzia con qualcun altro, sia che voi facciate un corso di altro tipo che però ha a che fare con gli aspetti psicologici, gli aspetti della crescita personale, nel momento in cui voi utilizzate, in qualunque ambito, iniziate ad utilizzare la parte del vostro cervello che è deputata alla sensibilità
e quindi quell'emisfero cerebrale che anziché occuparsi della logica e della matematica sarebbe l'emisfero sinistro, l'emisfero sinistro si occupa fisiologicamente per lo più dell'aspetto più logico e matematico del nostro modo di ragionare e di pensare, ovvero l'emisfero sinistro lavora in modo analitico, 2 più 2 fa 4. Questo fa l'emisfero sinistro, analisi, analizza i dati a disposizione e tira fuori degli output in base agli input che ha ricevuto. Ma nel momento in cui voi iniziate a studiare tarologia o argomenti simili che vi portano comunque ad utilizzare invece il vostro emisfero destro, che è quello più ricettivo, è quello più, qualcuno lo definisce femminile, ma in realtà è quello che lavora in modo analogico, non analitico ma analogico. Il modo di lavorare analogico è semplicemente il riuscire a fare associazioni fra elementi che apparentemente non hanno nulla in comune fra di loro da un punto di vista logico e pratico, ma in realtà hanno in comune qualcosa sotto altri punti di vista. Ecco, nel momento in cui sviluppate quelle capacità, automaticamente la vostra sensitività fa un balzo da gigante. Quindi non si tratta di dover essere già sensitivi per iniziare un corso, si tratta di fare un corso per sviluppare la propria sensitività, che è esattamente il contrario. Ad ogni modo, ragazzi, questo in realtà non serve solamente per vendervi il corso, come molti di voi potrebbero pensare, ma serve sinceramente per dirvi: dovete avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Se una persona nel mondo è in grado di fare una cosa, anche voi siete in grado di fare quella cosa. Non perché siete uguali a quella persona, ma perché avete di base lo stesso sistema nervoso, e quindi se non avete sviluppato delle capacità potete svilupparle in qualunque momento. Con questo, ragazzi, io spero davvero di esservi stata utile, e questo mi riporta sempre alla mia professione principale, il life coaching. Cioè, la mia missione di vita non è vendere videocorsi, la mia missione di vita è quella di stimolare una crescita in chiunque mi capiti davanti. Quindi ecco, per deformazione professionale ho sentito il bisogno di spiegarvi questa cosa. Io spero veramente che vi sia utile, per il resto vi saluto e vi mando un bacio dalla giungla della Costa Rica. Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa lettura per i single del segno del Capricorno. È una lettura generica, quindi se non risuona con tutti potete guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se invece volete una lettura privata oppure volete informazioni sull'analisi karmica, le sessioni di coaching e i corsi per imparare a leggere i tarocchi, potete inviare un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Ma andiamo adesso a vedere l'energia della persona alla quale voi sarete in qualche modo connessi nel mese di agosto. Potrebbe trattarsi di qualcuno che è interessato a voi, o di qualcuno a cui voi siete interessati, o magari qualcuno che incontrerete se non avete in mente nessuno in particolare. Come energia generale abbiamo un 9 di bastoni rovesciato, ovvero sembra che questa persona avrà un po' la tendenza a lasciare andare. Credo che, come energia generale, si tratti di qualcuno che per un po' di tempo ha tentato di far funzionare qualcosa, o ha tentato un approccio, ma vedendo che le cose non vanno avanti e non progrediscono nel modo giusto, come vorrebbe, sta decidendo e sta scegliendo di lasciare andare, di rinunciare, proprio come cosa molto meditata, come... Si tratta di qualcosa su cui questa persona ha pensato abbastanza, perché sembra che ci siano stati dei precedenti, comunque sembra che ci sia stato un qualcosa in passato che ha fatto stancare questa persona. Questa persona teme un re di coppe rovesciato e spera in un 6 di denari, quindi in realtà quello di cui ha paura è di rimanere legato e bloccato in questa situazione emotivamente un po'... che non funziona, teme di rimanere legato al passato, a un legame energetico, probabilmente anche a un legame karmico con voi o con qualcun altro. Potrebbe anche trattarsi di un legame con qualcun altro, ma io credo che per la maggior parte di voi si tratti appunto di qualcosa che è accaduto con voi, o comunque di emozioni che ha provato questa persona nei vostri confronti. In realtà quello che spera questa persona è un minimo di reciprocità, ovvero forse è che siate voi a fare un passo in avanti, che siate voi a decidere di
muovervi nella sua direzione, perché così, per come sono andate le cose fino a questo momento, sembra che non ha ottenuto dei grandi risultati, nonostante abbia cercato di studiare la situazione. Cosa nasconde? Abbiamo un 2 di coppe rovesciato e cosa fa una regina di bastoni rovesciata? Io credo che potrebbero esserci discussioni, potrebbero esserci conversazioni accese, se dovesse capitare di parlare, se dovesse capitare di interagire. Magari non avverrà con tutti voi, quindi non tutti voi avrete la possibilità di interagire con questa persona. Chi l'avrà si accorgerà che questa persona non è contenta, è scontenta, cioè qualcosa non va ed è anche stanca. Ecco perché penso che non tutti magari avrete l'opportunità di parlare, perché questa persona è stanca e non ha emozioni positive, ma semmai nasconde proprio delle emozioni negative, ovvero nasconde il fatto che questa situazione che si è creata è anche un po' una gabbia emotiva, è una gabbia energetica da cui non si riesce a uscire. E non è chiaro, tra l'altro, essendo una lettura generica, non riesco a comprendere se quello o quella nella gabbia è questa persona o siete voi, perché credo che per qualcuno di voi questa persona vorrebbe tenervi in una gabbia, vorrebbe ingabbiarvi, vorrebbe conquistarvi, ma non in una maniera molto pulita, cioè non è un desiderio di conquista leggero e libero, amorevole, ma è più un desiderio di conquista, come dire, soffocante? Soffocante. Non lo so, non è chiaro, non capisco se nella gabbia ci siete voi o c'è l'altra persona, o questa persona nasconde comunque questo desiderio di mettere in gabbia, oppure la paura di rimanere in una gabbia, perché in ogni caso sembra che ci sia un legame da cui questa persona non riesce a sganciarsi e ha paura di non riuscire a sganciarsi. Vediamo cosa gli angeli. Oh, ecco appunto, gli angeli parlano di libertà e dicono che nessuna cella può rinchiudere uno spirito libero. Quindi ecco, se abbiamo a che fare con una persona che sta un po' tramando. Ma no, ma non sta nemmeno tramando per farvi del male. Questa persona più che altro è molto razionale in questo momento e sta studiando la situazione, piuttosto per lasciarla andare. Però ecco, credo che ci sia comunque qualcuno che abbia la sensazione di trovarsi in una gabbia. E proprio quello che dicono gli angeli è infatti che non possono esistere delle celle che tengono chiusa un'anima che vuole libertà. E quindi che si tratti di voi o che si tratti dell'altro, o il consiglio per voi è liberatevi da questa cosa che potrebbe essere qualcosa di tossico e di sbagliato per voi, oppure il consiglio è quello di lasciare andare l'altra persona, lasciarla andare libera, nel caso in cui siete voi a mettere lui o lei in una gabbia. Ad ogni modo, per avere una lettura più dettagliata e specifica sul vostro caso, potete inviare un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.